cosa posso dire di questa partita? Diciamo che, vabbè, iniziamo dall'inizio. Primo tempo mostruoso del Sassuolo, potevamo vincere 2-3-0, forse anche di più. Giusto solo che gli attaccanti non si svegliano, e quando non si svegliano gli attaccanti, dopo ne ripaghiamo. Poi il contatto Handanovic De Frel. Ok, che Handanovic ha cercato in tutti i modi di non toccare De Frel, ma si è visto che il gomito ha toccato la faccia di De Frel. Ok, che anche De Frel era in caduta, ma per me comunque quello era da sanzionare. Ora sinceramente non sto capendo più di tanto con il regolamento, se quello è un contatto da giallo o da rosso, oppure si inventa un nuovo cartellino, non lo so, ma secondo me quello andava sanzionato. Poi secondo tempo abbiamo iniziato come il primo, potevamo segnare anche là 3-4 occasioni, ma come già detto prima, gli attaccanti non si svegliano. De Frel nel secondo tempo per me è sparito. Ha fatto De Frel nella prima parte un super lavoro, soprattutto davanti ad Handanovic. Poi nel secondo tempo io sinceramente non l'ho visto. Poi Inzaghi fa i quattro cambi. Nei quattro cambi c'è anche Dzeko, che contro lo Shakhtar in Champions League si mangia di tutto, contro di noi diventa un fenomeno. Ma vabbè. Boh. Comunque, Dionisi, se vuoi un consiglio, vedi che per un mese gli attaccanti non segnano, cerca di fare un modulo a due punte, cerca, che ne so, di fare il 4-2-4, il 4-4-2, non lo so, ma cerca di cambiare il modulo. Vedi che gli attaccanti non segnano, vedi che comunque dominiamo le partite, perché anche questa comunque, fino a quando Inzaghi non ha fatto quei quattro cambi, a noi questa partita l'abbiamo dominata, dominata. Però poi ci manca sempre l'attaccante che la butti dentro. Quindi, ora sono due fatti: o tutti gli attaccanti che abbiamo si sono rincoglioniti, soprattutto quelli centrali, e non riusciamo più a segnare, oppure c'è qualcosa che non va nelle loro teste, non lo so, non lo so. So soltanto che gli attaccanti quest'anno, non so perché, ma non riescono a segnare, non riescono a segnare. Poi anche i centrocampisti che stanno tirando non stanno avendo molta fortuna. Quindi boh, secondo me c'è da fare molto, soprattutto nella testa degli attaccanti, perché c'è qualcosa che non quadra, si devono sbloccare. Noi è per questo che perdiamo le partite, perché ci mangiamo troppe occasioni, non sfruttiamo le occasioni, non sfruttiamo le occasioni. Poi vabbè, se ci vogliamo attaccare all'episodio del portiere del contatto tra Handanovic e De Frel, si può anche fare, ma se noi comunque ci mangiamo le occasioni, prima o poi le paghiamo queste partite. Comunque una cosa è certa: gli attaccanti si devono svegliare, gli attaccanti si devono svegliare. Primo tempo mostruoso di De Frel, cambiano De Frel, sembriamo che non avessimo più attaccanti. Boh.
Io capisco che Raspadori e Scamacca sono giovani, ma vi dovete svegliare, cioè la dovete buttare dentro in qualche modo, la dovete buttare dentro in qualche modo. Siete pagati per questo. Vabbè. Detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video, ci vediamo domani e niente, fino alla fine, sempre Forza Sassuolo, sperando che gli attaccanti oppure qualcuno si sblocchi, però con continuità, oppure è davvero difficile quest'anno. Boh, va bene, sempre Forza Sassuolo e buonanotte.